then where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin. But it's hard because I'm falling. Tell me why. Ieri vi ho lasciato con la promessa che oggi avrei letto la parte degli insegnamenti di Silver Birch, delle risposte che ha dato Silver Birch, riguardo al tema della crudeltà verso gli animali. Dicono gli autori del libro, in apertura di questa sezione, l'ignoranza non è una difesa quando le leggi naturali sono infrante. Imporre dolore non necessario sull'uomo o sulla bestia significa infrangere la legge e un buon motivo non è sufficiente per annullare l'effetto karmico. Seguono le risposte quindi di Silver Birch a queste domande. Prima domanda: qual è il tuo punto di vista sull'incremento degli esperimenti che sono in continuo aumento su animali viventi, spesso causando dolore terribile a creature indifese? Molte persone da questa parte si adoperano per far smettere questa cosa terribile. Vengono aiutate in qualche modo dal mondo spirituale? Risposta: ogni anima che desidera servire porta a sé immediatamente l'aiuto di quelli che nel mio mondo ispireranno e sosterranno e porteranno a loro nuova forza di spirito per aiutarli a svolgere il lavoro che cercano di adempiere. È sbagliato somministrare dolore a qualsiasi creatura del grande spirito, ma dovete ricordarvi che ci sono tanti che lo fanno con ignoranza, non capendo che infliggendo dolore sono semplicemente posseduti dalla motivazione di aiutare il prossimo. Comunque, stanno infrangendo la legge. Seconda domanda: ma se, come ci viene detto spesso, semplicemente è il motivo che conta, queste persone che infliggeranno dolore in ciò che loro concepiscono essere un servizio al prossimo, devono pagare una penalità per aver infranto la legge? Risposta: le motivazioni possono essere buone, ma il principio rimane inalterato. Se uno volutamente infligge sofferenza sapendo che farà male, questo significa che questo è stato fatto consapevolmente, con la propria responsabilità. Le sue motivazioni ovviamente sono buone, ma ha inflitto del dolore. Tutti questi fatti vengono presi in considerazione, ma io non posso essere d'accordo con il sistema di infliggere sofferenza. Domanda: gli animali sono mandati in terra per aiutare l'umanità? Risposta: oh sì, e l'essere umano viene mandato per aiutare loro. Domanda: ma l'unico scopo della creazione animale non è quella di essere di aiuto all'uomo? Risposta: no, questo è soltanto una parte del compito. Domanda: credi che la vivisezione possa essere giusta quando viene fatta con un buon motivo? No. Come può essere giusto ciò che è crudele? Come può ciò che causa sofferenza, che infligge tortura, essere corretto? È contrario a tutto quanto noi insegniamo. È sbagliato sperimentare su quelli che sono incapaci di opporsi. Domanda: sei d'accordo che nessuna cura per il cancro sarà mai trovata con questo metodo? Risposta: il vostro mondo non può produrre medicine per le malattie che sono state causate vivendo in modo contrario alle leggi del grande spirito. Saranno trovate delle medicine per tutte le vostre malattie, ma non saranno trovate tramite sperimentazioni su animali. Domanda: perché il mondo spirituale non interferisce quando vede che tante atrocità repellenti vengono fatte su animali? Risposta: perché l'universo è governato da leggi naturali.
E qui si chiude, diciamo, questa sezione dedicata da Silver Birch alla crudeltà sugli animali. Voglio solo invitarvi a fare una riflessione. Oggi la sperimentazione si è estesa addirittura sugli esseri umani, con questi veleni di Stato che vi vengono offerti con la scusa di fare il vostro bene, che sappiamo bene sono sieri igienici sperimentali, quindi un crimine contro l'umanità, visto anche gli effetti nefasti che stanno sortendo ogni giorno e che ci vengono nascosti. E vi invito a pensare anche a quelle centinaia e centinaia di poveri macachi sui quali sono stati sperimentati questi seri genici e che alla quarta dose sono tutti morti. Lascio a voi le riflessioni. Adesso continuiamo con una serie di altre risposte date da Silver Birch che riguardano argomenti diversi. Per esempio, vorrei leggervi la risposta a questa domanda. È possibile nel caso di una disfunzione fisica per l'io fisico agire completamente in modo contrario all'io spirituale? Risposta: sì, nel caso dei pazzi, ma questo non influisce sull'evoluzione dell'anima, semplicemente influenza l'espressione nel mondo della materia. Bisogna sempre fare una differenza fra l'evoluzione di un'anima e la sua espressione limitata nel vostro mondo. Domanda: raccontare una bugia per buone motivazioni ha un effetto negativo sulla propria evoluzione? Risposta: non credo nel raccontare bugie. C'è un tempo per essere silenziosi, ma è sempre meglio che la verità sia conosciuta. Domanda: è possibile per una persona che ha vissuto una vita malvagia in terra rimanere non pentito nel mondo spirituale? Risposta: sì, è proprio possibile. Ci sono tanti che lo fanno per 100, addirittura per 1000 anni. Domanda: una persona così potrebbe avere un'influenza su una persona in terra per il suo deperimento? Risposta: se c'è un'attrazione fra di loro. Il vostro mondo deve capire che l'ossessione non è causata dal nostro mondo, ma dal vostro, perché voi create le condizioni. Se le vostre vite fossero vissute in condizioni di armonia e di pensieri corretti, nel servizio e non per se stessi, per cupidigia e per soddisfare solamente i desideri personali, allora sarebbe impossibile che l'ossessione avvenga. Domanda: i fiori e le piante hanno una consapevolezza? Risposta: non nel modo che intendete voi, ma rispondono a vibrazioni che il vostro mondo per ora non capisce. Ci sono tanti che possono usare queste vibrazioni e riescono a far fiorire meglio fiori e verdure e piante, perché delle volte hanno trovato il segreto di queste vibrazioni per caso. Domanda: qual è la tua risposta all'insegnamento teosofico che asserisce che dopo la morte il principio divino di un uomo lascia indietro il suo corpo astrale e mentale, come ovviamente anche il corpo fisico, ed essi rimangono come dei gusci per navigare nell'atmosfera della Terra? I teosofi insegnano che è da questi gusci che le comunicazioni sono ricevute attraverso i medium, essendo i gusci animati da elementari e naturali spiriti che imitano le caratteristiche delle persone morte. Risposta: quando una porzione del grande spirito si ritira dal corpo materiale, il lavoro di questo corpo è finito e ritorna al terreno. Quando nel prossimo stadio di vita il grande spirito si ritira dal corpo astrale, allora il lavoro di questo corpo è compiuto e si ricompone nuovamente negli elementi di cui era composto, perché quando il grande spirito si ritira, la vita si ritira allo stesso modo. Domanda: l'astrologia è una scienza credibile e utile all'uomo? Risposta: qualsiasi cosa nell'universo vibra e le vibrazioni di ogni cosa sono continuamente irradiate nell'universo. Ogni vibrazione manda raggi e tutti questi raggi portano un'influenza. Una conoscenza delle vibrazioni aiuta sempre, perché c'è una legge dietro a tutto questo. Domanda: c'è una relazione fra i messaggi dati attraverso le guide spirituali e i pronostici astrologici? Risposta:
Ci sono milioni di modi per esprimere la verità, perché la verità è del grande spirito e può essere soltanto espressa in misura all'evoluzione dell'individuo attraverso il quale viene espressa. È attraverso la semplicità che imparate la verità. Usando parole lunghe e trovando nomi nuovi non si crea la verità. Spesso esse servono solo per mascherare l'ignoranza. Adesso, siccome tante persone mi hanno a volte chiesto riguardo a questo argomento, ovvero la scrittura automatica, voglio leggervi una risposta a una domanda che fu posta al Silver Beach, che era questa. Perché la scrittura automatica, fra tutte le espressioni psichiche, sembra essere la meno affidabile? Risposta. Tutto dipende dai medium. Se loro non sono sviluppati, non possono distinguere fra i pensieri che capitano dal vostro mondo e i pensieri che gli arrivano dal nostro. Questa è una questione di sviluppo, poiché la medianità si sta dischiudendo, inizia così a scartare le impressioni del vostro mondo e diventa più sensibile alle influenze del nostro mondo. Non dovete incolparci perché i vostri strumenti non sono sviluppati. Noi possiamo lavorare soltanto con il materiale che ci offrite. Vi leggo ancora due domande che riguardano la medianità, i doni spirituali. Questa domanda dice così. Quando gli spiriti che hanno lasciato il piano astrale comunicano con la Terra, per fare questo devono scendere dal piano astrale? Risposta. Oh no, possono sempre trovare altri attraverso i quali i loro messaggi possono essere trasmessi. Possono sempre usare gli strumenti, però questi ultimi dovrebbero essere evoluti non solo oltre il livello astrale, ma molto più di questo. Non bisogna supporre che soltanto quelli che sono nel livello astrale, che è lo stadio accanto a quello fisico, possono comunicare con il vostro mondo della materia, perché non è così. Per tante sfere o livelli oltre a questo è possibile avere una comunicazione diretta, che però dipende sempre dal trovare strumenti sul mondo della materia capaci di ricevere queste vibrazioni. Domanda. Ci viene detto che l'estensione della nostra conoscenza delle cose spirituali è governata dalla nostra capacità di ricevere. Quindi è saggio per gente che spiritualmente è impreparata cercare di ricevere prove della sopravvivenza attraverso un medium? Risposta. La prova della sopravvivenza non ha niente a che fare con la crescita dell'anima. La vostra abilità di ricevere in base alla vostra capacità significa quanto lontani siete dal raggiungere i piani degli spiriti per ricevere verità? Quanto si è evoluta la vostra anima per poter capire la verità? Questo non deve essere confuso con la ricerca della prova della sopravvivenza. Questo non va mano nella mano. Ci sono persone che hanno ricevuto la prova che la vita continua, ma le loro anime non sono state toccate ancora dallo spirito. E in questo devo dire, cari amici, faccio una breve avallo di questa affermazione di Silver Birch. Io ne ho avute tantissime prove. Per anni ho portato la prova della sopravvivenza dei loro defunti a persone che me la chiedevano e tanti sono rimasti a bocca aperta così, ma non a bocca aperta per lo stupore, perché non capivano, perché così erano imbambolati, fermi nelle loro convinzioni, hanno messo da parte quella prova e hanno ripreso le loro piccole vite così, senza aver tesaurizzato quella prova così importante che attraverso la metafonia gli era stata fornita. Altri invece hanno certamente mutato il loro cammino e quindi, come vedete, dipende tutto dall'evoluzione delle persone, dall'evoluzione della persona che chiede la prova e che magari è arrivata al punto in cui ha bisogno di quella prova proprio per fare il passo ulteriore, il salto nella propria evoluzione, distaccandosi da una visione puramente dogmatica, religiosa in senso stretto della vita e che l'aveva bloccata, che non aveva dato risposte, non aveva dato soluzioni e non aveva allargato gli orizzonti per capire il mondo spirituale e il mondo fisico anche in cui viviamo.
Quindi quello che dice Silver Birch io lo avallo al 100%. La prova della sopravvivenza non ha mai fatto schizzare nessuno sul piano evolutivo. Dipende sempre dal livello in cui si trovano le persone. Ci sono quelli che sbeffeggiano queste prove, no? Pensate quelli a che livello sono, quelli che dicono: oh, ma il prete mi ha detto che queste cose vengono dai demoni. Ecco, queste persone voi dovete pensare a che livello possono stare e quante altre vite necessiteranno per poter comprendere la vastità di questo orizzonte che non riescono neanche a vedere, da quanto sono piccoli e da quanto sono posizionati molto più in basso di questo orizzonte. Ovviamente, non essendo sullo stesso piano di questo orizzonte, non lo vedono, non lo possono vedere, no? Bene, cari amici, allora per stamattina chiudiamo qua con Silver Birch. Ormai io ho quasi terminato con gli insegnamenti di Silver Birch, credo ancora forse uno o due giorni, poi passeremo ad altri argomenti. Ma quello che non termino mai, ovviamente, è l'abitudine a farvi ascoltare i meravigliosi messaggi metafonici che anche oggi vengono a deliziarci. Intanto cominciamo con il primo, ve lo faccio subito ascoltare e poi vediamo che cosa hanno inteso dirci. Ala chavi elija. Dunque, per poter comprendere bene questo messaggio, lo dobbiamo correlare a quello che vi faccio ascoltare adesso, perché sono due messaggi correlati, uniti insieme, cioè che hanno un significato se ascoltati insieme. Questo primo messaggio ovviamente ci dice che il Signore, come ci hanno detto già tante volte, ha delle vie che noi dobbiamo intraprendere in questo momento per uscire, per superare bene la prova a cui siamo sottoposti in questo momento. Ma ascoltiamo il secondo messaggio che dice questo. Makadura un corso nelle scopri. Makadura un corso nelle scopri. Allora, in questo messaggio ci viene detto: certo, adesso qui, in questo momento, la prova a cui siete sottoposti è dura, questo momento è molto duro, è una prova forse la più difficile che l'umanità ha affrontato, perché è una prova che si rivolge all'umanità intera, a cui è stata sottoposta l'intera umanità. Però ci dicono in questo messaggio che sì, la prova è dura, ma ha un corso, è come una strada, è come un percorso attraverso il quale noi dobbiamo passare, scoprendo quelle vie, scoprendo le vie interiori, le vie di crescita, le vie di evoluzione, per poter intraprendere appunto questo cammino verso la terra nuova, no? Per scoprire queste vie che ci porteranno alla terra nuova. Ovviamente sono linguaggi sempre simbolici, tenetelo sempre ben presente tutto questo. È un linguaggio simbolico. Allora, i due messaggi insieme ci dicono: il Signore ha posto delle vie che sono vie spirituali, ovviamente, affinché voi possiate attraversare questo periodo, questo corso, questo percorso così difficile, questa prova, scoprendole queste vie, che sono le vie interiori, le vie di crescita, le vie di distacco dal mondo, dalla materialità, dagli eventi che vi circondano, dai bisogni materiali, affinché voi possiate evolvere sul vostro cammino e arrivare a quella frequenza, a quella vibrazione che vi farà già essere nel mondo nuovo. Quindi è un concetto un po' complicato, però in realtà è anche semplice. In realtà vuol dire che questo periodo di prova, questo dolore a cui l'umanità è sottoposta in questo momento, ha lo scopo di sollecitare un cammino spirituale negli uomini e quindi di portarli a un livello superiore, non di incattivirli, non di immiserirli, ma al contrario, per portarli alla scoperta di queste vie magiche, che sono le vie spirituali che ci portano in questo nuovo mondo. Quindi un concetto fondamentale, importantissimo, che pone in una prospettiva diversa questo periodo, no? Ce lo fa vedere tutto da un altro punto di vista rispetto a quello che ci presentano con terrore, paura, orrore tutti i giorni queste fake news del mainstream. Quindi chiudete la televisione, ve l'ho detto mille volte, dedicatevi alla vostra introspezione, guardate dentro di voi, perché le risposte sono lì.
come ci dice sempre anche Luciano Pardo, è l'anima che vi porta la verità, è l'anima che vi parla, perché l'anima è in stretta connessione con Dio e quindi vi porta solo quella che è la vibrazione divina, la verità divina. Lasciate stare il mondo esterno, chiudete, io tempo fa usavo questa immagine, mettetevi paraocchi e tappi di cera nelle orecchie e ve lo ripeto, questo vi aiuta quindi a meditare per poter guardare dentro voi stessi, là dove sono queste vie magiche, è bellissimo secondo me. E in questo cammino di introspezione, dell'andare verso dentro noi stessi anziché verso l'esterno, ci aiuta Gesù che è qui sulla terra. Ascoltate questo straordinario e chiaro messaggio che dice questo. Lì è Gesù che madre dà e parla di. Un messaggio straordinario per la chiarezza con cui ci viene dato, per la forza, e straordinario anche ovviamente nel significato. È la madre celeste che ci porta suo figlio, così come lo ha portato la prima volta in questo mondo, adesso lo porta spiritualmente per la sua seconda venuta, apre a lui la via, lo accompagna e quindi ci dice la madre vi dà Gesù. E tu devi parlare, lo devi dire, non ti devi stancare. E voi mi siete testimoni di quante volte io vi ho dato questo messaggio, ripetendo sempre, continuamente, che Cristo è già sulla terra e che è pronto per la sua prossima venuta. Noi non dobbiamo stancarci di diffondere questo messaggio. Ecco perché io chiedo anche a voi che mi ascoltate, che mi seguite con tanto amore, con tanta benevolenza, di aiutarmi in quest'opera di diffusione di questo messaggio che, vi rendete ben conto, è fondamentale, è la notizia più importante che noi possiamo portare per consolare il cuore degli uomini di buona volontà, per consolare il cuore di coloro che in questo momento sono afflitti, che stanno soffrendo, che purtroppo hanno dovuto cedere al ricatto mafioso, infame, demoniaco, criminale, genocida di questo governo infame, criminale, genocida, perché questo è. Io utilizzo queste parole perché, come dice Silver Birch, la verità va detta, non bisogna tacerla, non bisogna avere paura, perché la verità è quella che sempre alla fine trionfa e loro si stanno manifestando nei loro atti, nelle loro azioni che sono infami, che sono veramente crudeli ed infami. E a costoro noi dobbiamo portare, a coloro che soffrono, noi dobbiamo portare questa altra buona novella, che Gesù è già qui sulla terra accanto a chi soffre, come è sempre stato, ma in questo momento la sua presenza si fa più forte, la sua energia si fa sentire con maggiore forza, con maggiore vibrazione. Ecco perché tanta gente si sta risvegliando, cominciando a capire come ha funzionato per millenni questo sistema crudele, criminale, corrotto, che ha ridotto i popoli in schiavitù con l'apparenza di dare loro una falsa libertà. Adesso lo stiamo comprendendo in tanti, non siamo più solo così quattro gatti, ma tanta gente sta cominciando a capire, sta cominciando a guardarsi intorno, a conoscere fatti, eventi che contraddicono la narrativa ufficiale, e allora questo li porta a farci delle domande. E questo è dovuto proprio alla presenza dei nostri fratelli che spiritualmente agiscono su tante persone. E il messaggio che vi faccio ascoltare adesso è un messaggio anche un po', diciamo, scherzoso tra virgolette. Voi sapete che i nostri fratelli anche amano l'umorismo, eh? L'umorismo è un grande valore, è una grande forza, la risata, l'essere allegri, l'essere gioiosi, anche in questi momenti, alza le nostre vibrazioni, combatte già a livello energetico questa cappa oscura che il male vuole metterci addosso. E in questo messaggio che ora ascolteremo ci viene un po' detto, vedete, voi pensate che i re stanno nei loro manieri, nei loro castelli, questo re qui, il nostro re, il nostro signore, no, non sta nel castello, non si è ritirato nelle sue stanze dorate, ma opera per sanare questo mondo. E il messaggio è questo. No star maniero sana va. Nostro maniero sana va.
Dunque, il Signore non sta nel suo maniero, nel suo castello. Il Signore viene a sanare. Il Signore e i suoi angeli stanno operando a tutti i livelli possibili e immaginabili, su più livelli, su più dimensioni, per salvare, per sanare la grave, gravissima malattia di questo mondo che si chiama egoismo, che si chiama smania di potere, che si chiama smania di controllo, che si chiama attaccamento al denaro, che si chiama attaccamento alle cose materiali. La grandissima putrefatta malattia che ha causato grave, grave ferita nel corpo di questo pianeta e di questa umanità. Dunque il Signore esce dal suo maniero, non ce l'ha neanche il maniero, il castello, il Signore. Il Signore esce, viene fuori e viene a sanare questo mondo in tutti i modi possibili e immaginabili, modi che probabilmente noi non riusciamo nemmeno ad immaginare. Ma l'importante è sapere che il Signore non se ne sta chiuso nel suo maniero. E diverse volte nei messaggi durante gli anni mi hanno citato i magi, no? I re magi. I re magi sono il simbolo di persone generose, persone che sono disposte ad affrontare un lungo viaggio doloroso, un lungo viaggio difficile, pieno di incognite, pur di arrivare alla capanna povera dove Gesù era nato, per inginocchiarci davanti a quel bambino e consegnare i loro doni. Quindi un simbolo potente, il simbolo di persone generose che dedicano tutta la propria vita per poter risvegliare i fratelli, per potersi inginocchiare davanti alla loro divinità e farla sorgere, farla nascere dentro di loro, per poterli salvare, per poterli portare sulla strada che porta alla nuova terra e che porta all'incontro con nostro Signore. E questo messaggio ci parla dei magi. Intanto ve lo faccio ascoltare. Qua Gesù a Caggia Magi là. Qua Gesù a Caggia Magi là. Quindi ci dicono: Gesù qui sulla terra ha già mandato i suoi magi, no? Ma i magi nel senso simbolico, nel senso in cui vi ho appena spiegato, ha già mandato quindi questi spiriti che sono venuti sulla terra per una missione, sono venuti sulla terra per svegliare i propri fratelli, per indicare la via, per dargli le prove che questo mondo spirituale prima di tutto esiste, ma che soprattutto opera a beneficio dell'umanità e di coloro che desiderano essere salvati, perché ovviamente ricordiamoci che tutti noi abbiamo sempre il nostro libero arbitrio che non viene mai violato. Noi proponiamo questa verità, dicono i nostri fratelli, poi voi siete liberi di accettarla oppure no. Ma intanto questi magi, con i loro doni, con la loro generosità, sono diffusi su tutta la terra e sono disposti ad aiutare il proprio prossimo a costo di dare anche la propria vita e di rinunciare alla propria vita privata, al proprio tempo, ai propri svaghi, anche a volte ai rapporti con la propria famiglia. Sono disposti a questo pur di dare generosamente i loro doni agli altri fratelli. Ed è un messaggio bellissimo. Come sempre io vi dico, e come sempre vi dico, aiutatemi a trovare altri aggettivi, perché oltre questi non riesco a trovarli, e trovarli tutti i giorni questi aggettivi nuovi non è facile, per cui sono realmente messaggi di grande profondità e bellezza, il cui simbolismo, le cui metafore sono straordinarie, degne proprio di Dante Alighieri. E credetemi, non sto esagerando, perché se avrete la bontà di andare a rileggere le vecchie registrazioni che ho sul sito o i primi video che facevo con le registrazioni, troverete sempre lo stesso livello, la stessa qualità dei messaggi che sono infarciti di immagini, di simboli molto evocative, ma soprattutto molto efficaci per poter entrare nel nostro subconscio e trasformarci dal di dentro, perché man mano che noi ci accostiamo a questi messaggi e li ascoltiamo, possiamo comprendere come ci trasformiamo giorno dopo giorno. Questo è accaduto prima di tutto a me, che ricevevo questi messaggi e che sono partita, lo ridico per chi non lo sa, da una posizione di grande scetticismo e di grande agnosticismo.
Per cui, se sono riuscita io ad arrivare a questo punto e a trasformarmi a questo livello grazie a questi messaggi, credo che questo miracolo possa accadere alla grande parte di coloro che si accostano a questi messaggi, perché vengono dati proprio con questo scopo, lo scopo di di sollevare le persone dal loro scetticismo, dal loro materialismo, dal loro agnosticismo, per portarli ad un livello di maggiore apertura mentale, di maggiore comprensione, di certezza dell'esistenza del mondo spirituale. E questo cambia inevitabilmente le persone dal di dentro. Adesso vi faccio ascoltare l'ultimo messaggio, che è di una chiarezza cristallina ed è di una bellezza straordinaria ed è la cosa che più ci interessa sapere in questo momento di buio, perché ci porta già la visione di una grandissima luce che alla fine di questo tunnel, scusatemi se l'immagine ormai è usata e strausata, però è molto efficace, per cui la utilizzo. Questo messaggio ci accende la grande luce che... Già lieta, alza la terra. Che bisogna essere lieti, perché alzano la terra, la alzano in frequenze, la alzano in vibrazioni, la alzano dal suo torpore, dal suo abbattimento. In questo verbo alzare c'è tutto un mondo, perché non è alzarla solo in una dimensione, in un aspetto, ma è alzarla in tutti gli aspetti che riguardano questo pianeta, nell'aspetto materiale, nell'aspetto spirituale, nell'aspetto vibrazionale, nell'aspetto dimensionale. La alzano, la sollevano, la portano a un livello superiore, quindi dobbiamo essere lieti, perché questa è la notizia più importante, la notizia che deve renderci sereni e lieti, di stare in pace, perché la storia dell'umanità è stata già scritta, signori miei, Gesù ce l'ha detto nel Vangelo. In questo periodo, questa tribolazione, sì, noi ci siamo dentro e purtroppo diventerà forse anche peggiore di quello che stiamo vivendo adesso, però sarà di breve durata, Gesù ce lo ha detto, il tempo dell'Anticristo non sarà a lungo, durerà molto poco il suo trionfo e noi dobbiamo solo resistere, aspettare di vederlo cadere. Perché questo è già successo ed è già stato scritto, quindi resistiamo, cerchiamo di avere forza, ma soprattutto, come ci dice questo messaggio, di restare lieti, perché la terra sicuramente sarà sollevata dalla sua miseria, sollevata da questa pozza nera in cui il male l'ha messa da millenni, da sempre, con tutta l'umanità che invece avrebbe dovuto godere una vita felice, libera, lieta, dedicata solo alla propria crescita spirituale, culturale, intellettiva e dedicata all'amore per gli altri, a godere dei rapporti d'amore con tutti i nostri simili. E invece così non è stato, per colpa del male, che ha desiderato offuscare i piani di Dio. Ci è riuscito, certo, per un periodo, ma adesso basta, adesso è stata decretata la sua fine ed è stato decretato il sollevamento di questa terra, la terra con tutti i suoi abitanti. Ecco cos'è il regno millenario, il regno dell'amore, il regno di Cristo. È questo sollevamento verso l'alto che questi nostri fratelli e le nostre energie migliori stanno mettendo in opera. Quindi siate lieti, così come vi chiede questo fratello con questo messaggio così bello e chiaro. Siate lieti perché questa nostra letizia porterà sicuramente un grande beneficio e accorcerà moltissimo il tempo oscuro della tribolazione e dell'Anticristo. Siate fermi, siate saldi, non cedete ai ricatti di questi demoni e vedrete sorgere il sole, l'alba del mondo nuovo. Arrivata a questo punto, cari amici, io vi saluto, vi ringrazio come sempre, spero che questi messaggi veramente infondano in voi grande fiducia, speranza e gioia. È questo il mio scopo, non ne ho altri, e sono qui a fare da messaggera perché voi possiate godere la meraviglia di questi messaggi e possiate gioirne, perché oggi abbiamo pochi motivi per gioire, ma questo è il più grande di tutti, e quindi mettiamolo nel nostro cuore e mettiamolo anche nel cuore di quelli che non
non li conoscono. Aiutatemi a diffondere questi messaggi, come vi chiedo sempre. Diffondete i video senza vergogna. Non c'è nulla di cui vergognarsi, solo della nostra ignavia. E Gesù gli ignavi li vomiterà dalla sua bocca, ce lo ha detto. Quindi aiutatemi, fate un'opera buona anche voi. Meritatevi un passo avanti in questa strada. Grazie di nuovo a tutti, vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto. Ciao a tutti! E per aiutare a crescere il mio canale, iscriviti al canale, metti un like al video e condividilo!